In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dall'impressione delle stimmate di San Francesco, la diocesi di Città di Castello e la Fondazione Burri si uniscono per dar vita a tre eventi. Un progetto nato per celebrare e per rileggere alla luce dell'attualità il prodigioso evento avvenuto sul Monte della Verna nel settembre del 1224. La Basilica Cattedrale, già di per sé ricca di numerosissime opere d'arte, per 4 giorni, dal 7 al 10 novembre, si arricchirà grazie a questa iniziativa di un'opera di Alberto Burri che venne realizzata come scenografia per un allestimento teatrale dell'Avventura di un povero cristiano di Ignazio Silone. E in questa occasione mi permetto di dire troneggerà all'interno, nella parte alta dell'abside, del catino absidale della Basilica Cattedrale, e sarà quindi possibile per tutti i visitatori ammirare sia l'opera in se stessa che anche il connubio che si viene a creare, questo dialogo tra un'arte contemporanea e l'arte più antica, che rappresenta peraltro il tessuto artistico nel quale Burri nasce. La presenza di un'opera di Alberto Burri di grandi dimensioni in qualche modo conferma un'attitudine che a partire dal periodo in cui il Papa Paolo VI volle riaprire il dialogo con l'arte contemporanea, e ciò è avvenuto appunto negli anni 70. Qui noi abbiamo risposto questo caso ad un invito per la celebrazione degli 800 anni delle stimmate di San Francesco. Quello che è importante notare è che sia San Francesco sia Burri appunto hanno condiviso per motivi diversi una povertà che noi abbiamo definito regale. Ci saranno varie iniziative, tra cui anche il concerto, questa prima esecuzione di questo oratorio, che è per soli, coro ed orchestra e verrà eseguito dalla Scuola Cantorum Anton Maria Battini e accompagnata dall'orchestra Oida Instabile di Arezzo il giorno 10 novembre alle ore 17 presso la Cattedrale di Città di Castello.